Io sono stato eletto giovanissimo consigliere comunale nel 1964, tutti gli anni tra il 64 e il 70, perché quello è stata una legislatura comunale che è durata un anno di più per ragioni connesse a delle condizioni particolari. Io, che all'inizio ero una sorta di socialista di minoranza del mio gruppo, allora che era una giunta di centrosinistra con sindaco Favaretto Fisca, avevo stabilito un rapporto particolarmente intenso con un consigliere comunale, che era Gian Pellegrini, che era in qualche modo nella medesima condizione di minoranza come ero io, perché Gianni Pellegrini era allora considerato uno della destra comunista, in un momento in cui la federazione del PC di Venezia era in mano a una posizione operaista di sinistra, il cui leader era Cesco Chinello, e Gianni Pellegrini, che aveva avuto un percorso che mi aveva molto colpito, perché da giovane aveva fatto il funzionario di partito, aveva fatto le sue battaglie dentro la logica di partito. Un certo giorno, proprio perché era in dissenso con quella che era il mood prevalente del partito allora, aveva scelto di uscire da funzionario. Aveva scelto di fare il suo mestiere, era laureato in economia, quindi di fare il commercialista, ed era rimasto consigliere comunale, ma in una posizione, chiamiamola, esterna alla struttura burocratico-funzionariale che allora guidava il PC. E quindi era in qualche modo un eretico, come ero io nel Partito Socialista, e avevamo stabilito una forte sintonia intellettuale. Diciamo misurato sul tentativo di dare una lettura ai problemi della città che uscissero un po' dall'impostazione, diciamo, da anni 50 che allora prevaleva sia nel Partito Socialista che nel Partito Comunista. Io poi avevo avuto in sorte, per vicende interne al mio partito, di diventare alla fine di quel sessennio, di quei 6 anni, assessore all'urbanistica, quindi ero entrato in giunta per pochi mesi. Praticamente nel corso del 1969 avevo tentato di imprimere una svolta alla politica del comune nel settore più delicato, che era quello della politica urbanistica. Ero diventato solo urbanistica. Organizzammo i cosiddetti piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore di Samonà, che era precedente alla legislatura in cui ero diventato consigliere comunale, e naturalmente in questo lavoro avevo cercato di rompere le barriere dei rapporti tra maggioranza, minoranza e così via, e ovviamente avevo trovato in Gianni Pellegrini il interlocutore principale. Quella fase si chiuse con le elezioni amministrative del 1970. E mentre nel 1964 io ero un ragazzino, ero stato eletto da solo, praticamente ultimo, penultimo degli eletti, con un peso molto rilevante, molto poco rilevante, nel 1970 noi eravamo diventati una componente importante del partito e riuscimmo a fare una battaglia diciamo, all'interno della lista socialista, e riuscimmo a eleggere 2 consiglieri comunali subito, e poi successivamente, per una serie di vicende, il gruppo a cui io appartenevo della Sinistra Socialista da 2 passò a 4 consiglieri comunali, e diventammo di fatto la maggioranza del gruppo e quindi egemoni nel gruppo, in una competizione contro la cosiddetta destra socialista, i cosiddetti autonomisti, e cominciò allora la competizione con Mario Rigo, che era stato portato dalla provincia al comune di Venezia come capolista in competizione con me nel 1970, e poi era diventato vice sindaco di Venezia in sostituzione di Servello, che era un medico che aveva avuto molta preferenza in quanto medico, era diventato primo vice sindaco, e quindi noi avevamo la maggioranza del gruppo. Io facevo il capogruppo, non facevo più l'assessore, però
però poi avevamo due assessori, ma con una competizione interna con Rigo. In queste condizioni, naturalmente da una posizione di maggior rilievo, avevamo continuato a sviluppare, soprattutto sul terreno della politica urbanistica, questa impostazione diciamo più innovativa, in un particolare confronto con il gruppo comunista che era all'opposizione formalmente, guidato da Gianni Pellicani. Tutto questo, capisco che è un po', come si può dire, dopo 30 anni o 40 anni può significare poco, però tutto questo portò a un risultato molto importante, cioè portò credo il giorno di Natale o attorno a Natale del 1974, alla vigilia delle elezioni amministrative che sarebbero svolte nel giugno del 1975, all'adozione di tutti quei piani particolareggiati che erano figli del mio assessorato, che poi, con il voto convergente del Partito Comunista. Quindi ci fu una sorta di voto, come si può dire, che superò i confini del quadripartito, che era allora la formula che governava la città, con l'appoggio del Partito Comunista, in nome di un comune disegno. E naturalmente questa discussione in comune attorno alle questioni urbanistiche si mescolò con la discussione sulla legge speciale, perché quelli erano gli anni che naturalmente tutta la discussione del nuovo approccio da dare ai problemi di Venezia, figli dell'esperienza del 4 novembre del 66, era maturata soprattutto tra l'inizio degli anni 70 e il 1975, e la legge speciale credo sia del 1972-73, e quindi fu discussa in una sorta di, diciamo, di clima politico diverso che vedeva questa convergenza tra comunisti e democristiani di sinistra e socialisti, che sfociò in questo voto. Scusi, ma c'è il suo rapporto su Venezia che ha fatto insieme con Segre? Sì, questo adesso non me lo ricordo nemmeno più. Ci fu, credo, nel 1969, alla fine del 1969, un convegno internazionale fatto alla Fondazione Cini, promosso dal Comune di Venezia, promosso da me assessore urbanistica, sotto gli auspici dell'UNESCO, in cui io feci una relazione che impostò una certa cosa che nacque nel medesimo contesto, che però poi produsse questo risultato che fu molto più importante di una relazione o un convegno, sia pure internazionale, che fu questo voto del, non so, dicembre del 1974. Sulla base di questo voto noi andammo all'elezione del 75, ecco, per tornare ad arrivare alla domanda e alla risposta alla domanda. E nel 1975 noi, che nel frattempo avevamo di molto rafforzato il nostro ruolo nel partito, giocammo una partita a Venezia, non escludendo la possibilità di cambiare le alleanze e quindi di produrre un'alleanza che in qualche modo fosse figlia del voto anomalo del dicembre del 74. Ovviamente non escludendo nemmeno di tenere dentro anche i democristiani, però avendo l'obiettivo di portare dentro i comunisti. Poi il risultato elettorale fu quello che fu in tutta Italia, non solo a Venezia, quindi guadagniamo voti noi, guadagnò voti il Partito Comunista, perse voti la Democrazia Cristiana, e quindi si crearono le condizioni per una maggioranza di sinistra, che a Venezia, condizioni che non c'erano più dal 1958, cioè dai tempi della giunta Gianquinto e del sindaco Gavagnin, che fece per brevi mesi nel 1958 il sindaco di una giunta di sinistra. Si ricrearono queste condizioni e si pose il problema di cui ho parlato facendo il mio intervento in quel volume in ricordo di Gianni Pellicani, perché naturalmente, pur avendo scelto di andare nella direzione di portare dentro i comunisti alla guida della città, c'era una competizione tra noi e loro. Io ero stato il capolista socialista
Pellicani era stato il capolista comunista e, cosa di cui adesso mi pento, in quel momento, di fronte alla scelta tra fare io il sindaco socialista di Venezia o fare Pellicani il sindaco comunista di Venezia, di fronte alla decisione di mantenere il sindaco in mani socialiste, per logiche comprensibili, ma tutto sommato miopi, dette col senno di poi, io feci un passo indietro e candidai io, Rigo, sindaco di Venezia, e di fronte a questo fatto, io che ero il leader dei socialisti che avevano di fatto vinto le elezioni, creato le condizioni per la svolta politica, Pellicani non poté che rinunciare e quindi non poté che accettare la candidatura socialista di Rigo, e quindi col senno di poi io penso che fu un errore in quel momento non avere un'ottica più lungimirante, pensando agli interessi della città più che agli interessi di partito, di non aver accettato, perché ovviamente se io in quel momento avessi detto accetto il sindaco comunista, ovviamente Rigo non avrebbe potuto dire niente, i socialisti avrebbero accettato e probabilmente ai fini di Venezia sarebbe stato meglio.